principio generale della direttiva è di utilizzare al meglio il denaro pubblico nell'interesse dei cittadini, di fare in tale modo che la spesa pubblica sia in modo molto efficace nell'interesse dei cittadini, sia quando si compra beni o si fa lavori pubblici o servizi. Dunque, tenendo conto dell'offerta economicamente la più vantaggiosa e non il massimo ribasso. Quello è il cuore della direttiva, ma anche il rispetto dei diritti dei lavoratori, condizioni sociali, ambientali. È l'articolo 18.2 della direttiva che fa rispettare il diritto dei lavoratori, le convenzioni collettive di lavoro, perché ci sono tante concorrenze sleali in Europa adesso sui cantieri, nell'edilizia per esempio, per fare in tale modo che le imprese che non rispettano le regole siano escluse. Controllo migliore delle offerte anormalmente basse è veramente un punto essenziale anche della direttiva, come verificare se che la catena dei subappaltatori non sia troppo lunga, perché non è utile di essere troppo lunga. Il subappalto bene, ma deve essere sano nel rispetto di tutti, e i subappaltatori devono rispettare anche loro le leggi. Più chiarezza nel subappalto è molto importante, perché ci sono tanti problemi nel subappalto. Ci sono anche progressi che abbiamo fatto una toolbox, e l'importante è che adesso il recepimento in ogni paese sia in modo migliore, perché c'è la seconda tappa, e la terza sarà di cambiare i comportamenti nelle stazioni appaltatrici, perché abbiamo fatto una toolbox, se non l'aprite il lavoro sarebbe stato inutile. È importante di cambiare le mentalità per comprare meglio tutte le stazioni appaltatrici, dallo Stato al più piccolo comune d'Europa.